Bene cari amici, ben ritrovati, puntata di giugno di Qui Pianeta Terra, un buon pomeriggio da Mauro Caruso. E Ludovica Di Chiara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, allora il 26 maggio scorso il giornale La Repubblica riporta la notizia che il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha deciso di rimuovere dal pool che indaga sulle entità esterne nei delitti eccellenti di mafia il sostituto procuratore nazionale Nino Di Matteo, dopo che ha partecipato alla trasmissione Atlantide sulla 7 il 18 maggio scorso. Sì, esattamente Mauro. In questa trasmissione il dottor Di Matteo rilascia un'intervista al giornalista Andrea Purgatori e in questa intervista, secondo De Raho, avrebbe fatto dichiarazioni che avrebbero minato il rapporto di fiducia all'interno del gruppo e con le direzioni distrettuali antimafia impegnate nelle indagini sulle stragi. Sì. Ovvero, leggo testualmente, contesta De Raho di aver risposto al conduttore della trasmissione, Andrea Purgatori, con analisi che ricalcano le piste di lavoro riaperti sulle stragi su cui si sta discutendo in riunioni riservate. Quindi gli viene rimproverata questa cosa. Praticamente questo provvedimento ora è al vaglio del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che potrebbe confermare questa decisione del procuratore De Raho oppure revocarla, reinserendo quindi Di Matteo nel pool. Ne parliamo ovviamente con un esperto del settore, con il nostro ospite Aaron Pettinari, caporedattore della rivista Antimafia 2000. Buon pomeriggio Aaron e grazie di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio Mauro, buon pomeriggio Ludovica e un caro saluto a tutti quanti gli ascoltatori, grazie a voi per permettermi di essere presente. Grazie a te di aver aderito, benvenuto a te Aaron. Allora, un tuo commento subito, così a caldo, cosa pensi di quanto viene contestato al dottor Nino Di Matteo, magistrato che noi conosciamo per il suo rigore e la sua correttezza? Ma personalmente sono rimasto abbastanza basito dalla decisione, perché è venuta come, diciamola così, un fulmine a ciel sereno, nel senso che non ci aspettavamo nessuno una decisione di questo tipo immediatamente dopo le commemorazioni delle stragi di Capaci, insomma. Esatto. Anche perché quell'intervista dello scorso 18 maggio è andata in onda sulla 7, a parer mio è un'intervista assolutamente completa di particolari, era da tempo che in televisione non si assisteva a un'opera di divulgazione così importante. Sì. E non presentava, per me che mi occupo da diversi anni ormai di queste cose, non rappresentava diciamo delle novità, ma semplicemente metteva in fila elementi che erano già emersi nel corso di questi anni di inchieste e processi, insomma. Quindi non sono state fatte delle rivelazioni di cose segrete, quanto è stato detto bene o male era già stato insomma enunciato, detto anche in altri ambiti pubblici, contesti pubblici. A quello che abbiamo avuto modo di sentire, di sapere, ognuno poi ovviamente si può rivedere la puntata e può farsi anche un'idea. Un'idea. No, non ci sono dei segreti, non ci sono delle cose che riguardano insomma indagini in corso. Certo, ci sono delle considerazioni che evidentemente hanno dato, possono aver dato qualche fastidio. A mio avviso non si ravvisa un tradimento della fiducia, però evidentemente il procuratore nazionale antimafia ha ritenuto di agire in questa maniera e a mio avviso si commette un errore, anche per il fatto che c'è il rischio di delegittimare comunque un magistrato, l'opera di un magistrato che fino a questo momento è stato integerrimo e attentissimo in ogni intervista, appunto, a non dire di più di quello che si può, quindi il rischio di legittimazione comunque resta alto, proprio in virtù appunto che il dottor Di Matteo in questo caso si occupa da sempre di queste cose, quindi viene minato un po' anche un pochettino il si rischia di legittimare l'operato proprio del magistrato, ma anche di isolarlo ancora di più rispetto a una situazione insomma che lo vede anche comunque essere uno dei magistrati più minacciati d'Italia, cioè su di lui c'è anche una condanna a morte. Detto questo, noi non ci auguriamo ovviamente che il procuratore De Raho possa tornare sui suoi passi, che il procuratore
che in qualche maniera questa situazione possa rientrare, tenuto conto che ovviamente le carte complete ce le ha il CSM. Magistratura. CSM. E al momento quello di cui noi possiamo ragionare sono le indiscrezioni giornalistiche che sono emerse, insomma. Esatto, quindi volevamo sapere quali sarebbero state esattamente le parole incriminate, cioè quello che ha fatto scattare questa decisione, qual è il problema? Cioè, esatto, cioè, il problema l'abbiamo capito, nel senso che il dottor De Rao ha detto, se non abbiamo capito male, appunto è stato minato questo rapporto di fiducia perché secondo il dottor De Rao ha rilevato delle cose riservate al pool che si occupa delle stragi, ma quali sono queste cose che non andavano dette secondo me? Ma ripeto, sentendo la trasmissione io non ne vinco particolari frasi che riguardano poi una rivelazione del segreto d'ufficio, il segreto istruttorio. Ci sono sicuramente delle considerazioni da parte del dottor Di Matteo per dire è importante occuparsi magari di questa cosa, è importante occuparsi di quest'altra, ma sono considerazioni che, ripeto, secondo me rientrano che non hanno rilevanza. Opinioni che il magistrato può comunque avere senza appunto rivelare il segreto istruttorio di alcun tipo. Evidentemente si ritiene che magari quelle considerazioni potevano dare fastidio a altri uffici delle procure, dare fastidio all'interno dell'ufficio stesso. Non c'è stata una dichiarazione ufficiale da parte del procuratore nazionale antimafia, che ripeto comunque è una persona di cui onestà non è mai stata fin qui messa in dubbio, sì, insomma. Sì, sì. Anzi ha dato ampi spazi di indagine anche i suoi precedenti lavori a indagini importanti, penso a Reggio Calabria e quant'altro. Sì. Detto questo, ripeto, e forse anche per questo la decisione presa fa ancora più male, proprio certo, perché magari viene da quel cosiddetto fuoco amico che non ti aspetti. Ripeto, è una situazione che speriamo tutti quanti possa rientrare il prima possibile, anche con una proprio per non isolare, non delegittimare ancora di più il dottor Di Matteo, e anche affinché si possa andare avanti con quelle indagini sui mandanti esterni che sono importanti e che non possono essere private dalla professionalità e dall'acume di un magistrato che, come Di Matteo, che si è sempre occupato di queste cose nel corso della sua carriera. Insomma, ci sembra un pochettino un autogol, insomma, se arrivasse a una situazione di questo tipo. È recente anche la sua storia, nel senso anche come tu dici la sua professionalità. Ricordiamo comunque che lui è stato uno tra quelli insieme ai suoi colleghi che il 20 aprile scorso ha fatto condannare, cioè è arrivata una sentenza storica, no? Ricordiamo che forse anche per questo è stato messo in questo pool di stragi, cioè ha fatto condannare oltre a mafiosi anche esponente delle istituzioni, no? Nel processo cosiddetto trattativa Stato Mafia, cosa insomma che non era mai successa, quindi insomma non è uno qualsiasi, ecco. No, assolutamente no, ma in passato si è anche occupato delle stragi di Via D'Amelio, in particolare la terza indagine, le borse di Noterre, che è la prima indagine in cui il primo processo in cui si parla esplicitamente per quanto riguarda quell'attentato di mandanti esterni, in cui ha indagato poi anche sempre su figure di primo piano, sia per quanto riguarda l'ambito dei servizi che per quanto riguarda anche altre figure politiche che erano state sospettate, insomma, di essere stati mandanti di quella strage. Questo quando è stato a Caltanissetta, a Palermo ha appunto fatto, ha ricordato la sentenza della trattativa Stato Mafia, il processo che si è concluso il 20 aprile 2018 e che parla anche di quella stagione delle stragi del 92-93, insomma, proprio per tutte queste indagini che hanno compiuto nel corso del tempo, ovviamente ha acquisito una professionalità e anche una conoscenza del fenomeno e anche di questo tipo di indagini che è assolutamente
assolutamente Sì, perché importante. proprio dall'inizio della sua carriera, no? Lui si è occupato di questo, lui dice proprio da quando era, come si chiama, osservatore giudiziario, proprio dall'inizio, poi dopo è stato messo proprio a occuparsi dal 92-93, no? Si è occupato subito di queste cose, Sì, quindi... lui diciamo entra a far parte del pool che indaga sulle stragi dal novembre del 94. Quindi a Caltanissetta da giovane magistrato, poi nel tempo si è occupato di varie cose. E certo, ripeto, io in questo momento la situazione è molto complessa e complicata, proprio perché diciamo che sul fronte della richiesta della verità e della giustizia si è in un momento di grande opportunità, proprio perché era stato creato il pool all'interno della Procurazione Antimafia che si occupa di mandanti esterni, lo stesso la Commissione parlamentare antimafia ha detto che si occuperà di queste cose, della trattativa, delle indagini su Via D'Amelio, si occuperà, quindi si era creata una situazione, diciamo così, favorevole magari per scoperchiare qualche verità che finora è rimasta Certo. più nascosta. Questa decisione, tra l'altro, che con il procuratore nazionale che torna sui suoi passi dopo un primo momento che aveva dato, diciamo, spazio appunto ad un A Di trattamento interno Matteo, alla sì. Procurazione Antimafia inserendolo nel pool e poi tornando con una decisione immediatamente esecutiva. Ecco, Esatto. ripeto, ha sorpreso veramente tutti. Sicuramente questa decisione, che poi dopo magari può avere degli altri tipi di connotazione che noi non sappiamo al momento, ma che si possono intuire, certamente il rischio che noi vediamo è quello sempre che abbiamo detto, appunto, della delegittimazione dell'isolamento e che rende ancora più contenti, diciamo, chi non vuole che queste cose Vengono alla luce, vengono svelate e vengono no. disvelate. Ripeto, Sicuramente. non voglio credere che ci siano dietro altri tipi di logiche, insomma, in questa decisione, però è chiaro Però magari una domanda ce la si magari, pone, ce la poniamo. magari La qualche facciamo. flessione di troppo, sì, no, diciamo che è possibile farsela. Più che altro per il contenuto stesso dell'oggetto, insomma, ecco, Sì, queste indagini siano scomode, non è un mistero, insomma. infatti. E, tra l'altro, proprio questa decisione, Aaron, è un po', noi sappiamo anche che ci sono un po' dei codici, nel senso che quantomeno la mafia è molto attenta a interpretare quelli che sono un po' i rapporti esistenti tra esponenti dello Stato, lo Stato stesso, questa delegittimazione, no, appunto, di cui parlavi, rischia appunto di, come dicevi, di lasciare solo, di dare un segnale un po' di abbandono nei confronti del magistrato Nino Di Matteo. Noi tutti sappiamo, ecco, anche quanto poi, come avevi già ricordato tu, questo magistrato sia a rischio, sia un po' un nemico numero uno della mafia. Ricordiamo che è stato più volte minacciato di morte, Nino Di Matteo. Ricordiamo le minacce di Rina durante l'ora d'aria presso il carcere di Opera nel 2014 e poi nel 2015 le dichiarazioni di alcuni pentiti sui 200 kg di tritolo che erano arrivati in Sicilia proprio per il giudice Nino Di Matteo. Quindi questo non può essere un rischio, un aggravante per quello che riguarda il rischio, della vita per il giudice Nino Di Matteo, Ma questa io ritengo che delegittimazione. qualsiasi tipo di isolamento, di Mossa. legittimazione da qualsiasi parte essa venga, bisogna stare attenti perché appunto certi sistemi di potere, certe organizzazioni criminali e quant'altro guardano ai segnali, anche a questo tipo di segnali. Ovvio, con questo non voglio dire, che il procuratore nazionale antimafia No, no, certo. abbia assolutamente, ma chiaramente bisogna stare attenti anche a queste situazioni. Innanzitutto bisogna augurarsi che
attorno al procuratore Di Matteo sia resti forte l'attenzione da parte delle autorità preposte per quanto riguarda appunto la sua sicurezza, di un piano di morte nei suoi confronti che, come dichiarano i miei giudici che hanno archiviato l'indagine su quel progetto di attentato di cui hanno parlato i collaboratori di giustizia nel 2014, a partire dal 2014, è ancora in corso, o comunque non è stato deliberato un ritorno, diciamo, sui passi. Quel ritorno non è stato mai trovato, ma comunque il progetto di morte, ripeto, l'attendibilità dei collaboratori che hanno parlato non è stata messa in discussione. In più c'è anche la condanna a morte proprio di Rina dal carcere, come ricordavi in precedenza, che proprio nel 2013, mentre parlava con Alberto Russo, diceva, augurava a Di Matteo di fare la fine del tonno. Quindi questo è il primo, una prima questione che è controvertibile. L'altra questione che è controvertibile riguarda proprio l'isolamento o la delegittimazione sulle indagini che sono state effettuate fino a questo momento, ma una legittimazione che arriva malgrado come dire, la valutazione che si può fare sul caso specifico, perché nel momento in cui appunto uno toglie un incarico e lo riporta, diciamo, togliendolo dallo strumento dal pool che indaga sulle stragi, è ovvio che si crea un effetto anche fuori dalle intenzioni reali. Per esempio, noi abbiamo saputo, sempre secondo indiscrezioni giornalistiche, che è stata una decisione molto sofferta quella del procuratore nazionale antimafia, ma evidentemente aveva ormai preso quella decisione. Io ripeto, mi auguro che il caso rientri assolutamente e che il Consiglio Superiore della Magistratura possa portare al Rivedere questa. reintegro del dottor Di Matteo, e che il lavoro che tutta la Procura Nazionale Antimafia può fare può essere importante, che possa portare a quei frutti che tutti quanti noi speriamo. Ce lo auguriamo Questo tutti. è quello che ci auguriamo assolutamente. Certo. Poi è chiaro che serve, che comunque questa è una ferita che purtroppo sanguina ancora di più a 27 anni dalle stragi che abbiamo appena commemorato, quella di Falcone, e che quindi stupisce, insomma, che ci sono ancora questo tipo di situazioni dove si creano diciamo, dei casi al momento, allo stato, per quello che sappiamo, anomali, perché comunque sembra un po' un'anomalia. Sì, un Da, paradossale. da, 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 come, da come si è vista, insomma, ecco. Sì, infatti. Poi certo ci saranno delle valutazioni specifiche che dovranno fare Sì, le del autorità CSM. preposte, Infatti, insomma, ecco. ciò che ci è venuto in mente anche noi, cioè proprio questo, che proprio questa decisione avvenuta a pochi giorni dalla commemorazione delle stragi di Capaci ci ha fatto pensare allora veramente che niente si vuol cambiare, soprattutto che queste commemorazioni sono una mera facciata, cioè che non servono a cambiare le cose, e mi è venuto in mente anche le parole della vedova Schifani, che al funerale del suo marito, appunto, che è morto nella strage di Capaci, dice: "Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio e se avete il coraggio dovete cambiare", ma loro non cambiano, quindi non si vuole cambiare a questo punto, perché altrimenti no, cioè il sacrificio di questi giusti non è valso a niente, cioè, a pochi giorni dalla strage di Capaci, e Ma quindi cioè, rimaniamo sconcertati. Cioè. dal punto di vista investigativo, ci sono in questo momento degli spiragli di verità importanti, dei nuovi elementi che stanno venendo alla luce. Io spero che si possa andare avanti, che possa andare avanti con le indagini, e soprattutto che si possa andare avanti, ripeto, anche con l'apporto e il contributo del sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, proprio perché sappiamo per le indagini che ha condotto fin qui, i processi i successi che ha ottenuto nei processi e quant'altro, che tipo di
indagini si stavano portando avanti, comunque sappiamo perfettamente a cosa si eventualmente si mirava, appunto cercare di dare un volto, un nome e un cognome ai mandanti al volto coperto di quegli attentati. Chiaramente il riferimento della Schifani era riferito soprattutto alla componente sì, diciamo militare di Cosa Nostra, lo che so, in quel però momento aveva colpito al cuore lo Stato con l'attentato a Giovanni Falcone, però lo so, però io ho voluto l'ho voluto no, chiaro, chiaro, lo so, chiaro, però però mi è sembrato calzante, no, capito? L'inciso, la sensazione che comunque dopo tanti anni siamo di fronte a un déjà vu, dove c'è il rischio che magari si delegittimano in qualche maniera l'operato dei magistrati impegnati in prima linea, o comunque si isolano, o comunque si trova il modo di creare una situazione, si crea una situazione problematica, che in qualche maniera va a minare proprio anche il lavoro di determinati magistrati. Ecco, questa è una situazione che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi tempi. Le delegittimazioni sono venute da più parti, ci sono stati organi di stampa, ci sono stati anche delle critiche nei confronti di Matteo, anche da altri giornali, da altri familiari vittime di mafia, cioè sono state di varie parti, insomma, riprese dallo stesso CSM, insomma, senza tenere conto magari di altre situazioni, di altri fatti che si sono evidenziati, insomma. Una cosa Aaron che indubbiamente si osserva, e ne ha parlato Saverio Lodato nel suo articolo di commento a quanto avvenuto di cui stiamo parlando, comunque ho la sensazione di un po' di generale nervosismo nei confronti di queste indagini che vengono svolte, e anche di questo pool sulle stragi e i mandanti esterni. Anche perché la decisione, insomma, sembra, appunto, ha degli elementi di stranezza, perché appunto era stato da poco chiamato dallo stesso De Raudi Matteo a essere partecipe di questo pool che deve indagare sulle stragi e i mandanti esterni, quindi sembra un po' una sorta di nervosismo dei palazzi del potere nei confronti sicuramente di questa figura e di queste indagini. La sensazione che si ha è che comunque c'è nervosismo di fronte alle indagini, di fronte a questi processi, che è meglio non fare, non approfondire. Per fare un esempio, proprio una volontà di censura recente, anche, no? Ma una volontà di, se si vuole, allora, per quanto riguarda il processo d'alternativa Stato-mafia, non è che lo dico io, ma lo dicono i fatti, che se ne è parlato quasi per nulla, se ne è parlato solamente nei giorni precedenti, nei giorni successivi, uno o due giorni successivi alla sentenza, e uno o due giorni successivi alle motivazioni della sentenza, tanto che è apparso nei giorni scorsi con il presidente della Corte Pellino nel processo di appello, che sta semplicemente leggendo la relazione in cui si ripercorrono le valutazioni dei giudici di primo grado nelle motivazioni della sentenza, e i giornali hanno titolato che praticamente hanno attribuito al giudice Pellino delle affermazioni come che lui stesse già facendo le valutazioni di questa corte sul papello, sui documenti che non ci sono, che sono falsi, tutta una serie di cose che in realtà è molto più complesso, perché i giudici di primo grado avevano già fatto delle valutazioni per quanto concerne il documento presentato da Massimo Giancimino, e anche se si dice che non è possibile attribuirlo, per esempio, il papello a nessuno, praticamente, non si può dire che quello sia un documento falso. Certo è che manipolato. Certo è che la Corte in primo grado ha semplicemente deciso che tutta quella documentazione, tutte le dichiarazioni che Massimo Giancimino aveva effettuato non dovevano essere valutate, non sono state valutate, in quanto non viene riconosciuta l'attendibilità alla ricostruzione che ha fatto
Massimo Ciancimino, ma ripeto, sono, con tutto questo si dice anche che non è che è assolutamente vero che Rina ha fatto un papello, ed è assolutamente vero che può essere anche una relazione parlata, non per forza scritta, anche se non viene escluso. E in più si dice anche che è vero che Rina ha fatto le richieste, che queste richieste riguardavano soprattutto il carcerario, la revisione del maxi processo, il 41 bis, togliere il 41 bis, la legge sui pentiti, c'è tutta una serie di cose che ne hanno parlato decine e decine di collaboratori di giustizia. Quindi che il papello sia in qualche maniera esistito, o meglio che Rina abbia fatto delle richieste allo Stato, è un fatto provato. Meno questo, sì, ma... questo è viene detto, però ovviamente sì, ma poi esatto, anche altri fatti, no, per quanto riguarda la perquisizione del covo di Reina, no, che dice insomma che non è stata dovuta all'incapacità del generale Mori, insomma, che Beh, questo è un altro passaggio della sentenza di cui insomma un po' in pochi hanno dato atto, al di là della soluzione del processo specifico che ha avuto, che ha visto come imputati all'epoca il generale Mori, il capitano dei carabinieri, ultimo, o meglio Sergio De Caprio, al di là di quella soluzione che è appunto diventata definitiva, la sentenza oggi dice che di fronte a innumerevoli prove di cui all'epoca non si era tenuto conto, oggi si può non tanto rifare il revisionismo storico, ma comunque fare una valutazione che è un attimo diversa e che va oltre la semplice, diciamo così, defaillance investigativa, proprio perché le defaillance si sono sommate una sopra l'altra in quegli anni. E questo è scritto nelle carte ed è scritto con dati di fatto, voglio dire. Cioè il covo di Rina, la mancata organizzazione del covo di Rina è un dato di fatto che è avvenuta giorni e giorni dopo, come è un dato di fatto che l'autorità giudiziaria non è stata avvisata, che le telecamere state spente non dopo 10 giorni, ma dopo qualche ora dell'arresto di Totò Riina. Insomma, il covo fu messo sotto controllo per poche ore. Per poche ore, esatto. Dopo l'arresto del capo dei capi di Corleone. Poi, dopo 20 giorni, ci fu la perquisizione, nel momento in cui si seppe che appunto il covo non era più sotto osservazione. Anche per dire, insomma, che facciamo, cioè voi giornalisti fate molto fatica, no, da quello che ho percepito anche da questo articolo, anche a dimostrare la verità, e anche da parte nostra come lettore, come popolo, facciamo anche fatica a discernere, cioè dobbiamo proprio studiare molto per capire bene dove sta la verità, perché è una lotta proprio uno contro l'altro, insomma, molto forte. È un discorso molto complesso, ovviamente. Non è che insomma, non è facile, insomma, quanti vari passaggi. È un discorso sicuramente molto complesso, però se i giornalisti fanno i giornalisti, raccontano i fatti per come sono, e i fatti per come sono questi, al di là di che possono essere le valutazioni o personali, meno, a volte ci sono dei comportamenti che magari non, giuridicamente parlando, non hanno una connotazione, cioè quindi se non possono portare a una condanna, ma dal punto di vista morale possono essere sicuramente deprecabili, e quindi va fatta una valutazione a 360 gradi. Non è che una sentenza di assoluzione o di condanna porta o comporta al fatto che un certo tipo di atteggiamenti sia assolutamente corretto o moralmente etico o moralmente per fare un esempio, che così magari capiscono tutti, se un sindaco passeggia lungo la città della città sulla strada lungo la strada di una qualsiasi città accompagnato da un boss mafioso, in quel momento non sta commettendo alcun tipo di illecito, in quel momento non sta facendo alcun reato, non stanno neanche parlando, camminano semplicemente sulla stessa strada. Ecco, se quell'atto, che non è assolutamente illecito, però lancia un messaggio che è devastante,
Certo. Ed è chiaro che è assolutamente deprecabile, che è assolutamente criticabile e che quindi come tale va, tra virgolette, segnalato al cittadino e quindi in qualche maniera il cittadino poi potrà tirare Le le sue conclusioni, valutazioni, insomma. Certo. insomma, su quell'atto. È chiaro che significa, potrebbe significare molte cose, insomma, ecco. Però sono questi i piccoli passaggi, insomma, no, che ci sono. E lo stesso vale anche per quanto riguarda queste azioni che ci sono state, che sono dei fatti incontrovertibili, di cui si parla anche nelle sentenze di assoluzione e che dovrebbero essere resi noti e conosciuti al grande pubblico e ricordati ogni tanto, perché a volte si dipingono eroi che in realtà non sono. Tra l'altro, da privati cittadini e da non addetti ai lavori quali noi siamo, dobbiamo dire che la trasmissione di Andrea Purgatori sulla 7 è stata una trasmissione di rara bellezza, un'intervista di rara bellezza, esaustiva, e che ha permesso sicuramente a molti italiani di comprendere di più, visto che alla fine non se ne parla molto di questi temi. Per cui probabilmente anche questa è una cosa che ha dato fastidio a qualcuno. Ma tornando a quello che dicevamo prima, ossia C'è stato il al day day fatto c'è stato after. il day after, tornando a quello che dicevamo prima, che ci può essere qualcuno che è con i nervi un po' scoperti in questo momento quando si parla di queste cose, e quando si parla di mandanti esterni, per mandanti esterni ovviamente, ecco, per chi magari non avesse mai seguito questo tipo di discorsi e ci stesse ascoltando in questo momento, si parla di coloro che, non essendo mafiosi, possono essere interessati comunque al fatto che determinate stragi, per esempio pensiamo a quella di Capaci, pensiamo a quella di Via D'Amelio, interessati al fatto, insomma, che venissero realizzate, perché magari quelle indagini erano scomode, evidentemente. Ma questi mandanti esterni, no? Chi potrebbero essere? Cioè, quale potrebbe essere il soggetto o i soggetti che in questo momento sono così in agitazione nei confronti di un pool proprio dedicato ad indagare sulle stragi e sui mandanti esterni? Si è parlato, per esempio, molto nel processo cosiddetto trattativa Stato-mafia, si è parlato molto del fatto che si era rilevata, penso sia una prova ormai incontestabile, insomma, che ci sia stata una partecipazione esterna a Cosa Nostra nella realizzazione di questa strage. Lo stesso pentito Giovanni Brusca, che ha partecipato alla strage di Capaci, ha detto che non sarebbero riusciti da soli a realizzare un atto lo possiamo definire appunto di terrorismo così difficile da eseguire tecnicamente. Quindi qua apriamo ovviamente una pagina molto, insomma, apriamo delle ipotesi, mi rendo anche conto che tu nella tua veste professionale non puoi metterti a fare ipotesi, a fare voli pindarici. Però, insomma, i servizi segreti, quali soggetti potrebbero essere così, diciamo, infastiditi da questo tipo di indagini e da questo tipo di discorsi? Questo tipo di discorsi e questo tipo di indagini può dare fastidio a chi all'epoca e tutt'oggi detiene il potere o ha creato, contribuito a realizzare un determinato apparato di potere. Questi apparati riguardano potrebbero riguardare sia esponenti deviati dei servizi di sicurezza, e poi dovremo vedere fino a che punto deviati in realtà i servizi di sicurezza, potrebbero riguardare anche membri della massoneria, membri della politica. Il fatto è sempre deviati, quindi pezzi deviati dello Stato, pezzi deviati della massoneria, pezzi deviati dell'imprenditoria, pezzi deviati delle istituzioni. Tutto questo o anche dà fastidio, proprio perché appunto si potrebbe scoprire che magari Falcone e Borsellino davano fastidio anche agli stessi ambienti che all'epoca erano al potere e pot avrebbero potuto dare fastidio anche ai nuovi poteri che si stavano affacciando, Costituendo. in quel tempo, che si stavano sostituendo. Sul sangue di Falcone e Borsellino crolla Tangentopoli, crolla la prima Repubblica e nasce la seconda. È questo il dato che possiamo cogliere, perché è
questo quello che è accaduto. È chiaro che dopo Capaci non può essere un caso o una semplice coincidenza che dopo Capaci il volte Presidente del Consiglio Andreotti, che era il primo candidato per essere capo dello Stato immediatamente dopo Capaci, non è più eletto, ma viene eletto Oscar Luigi Scalfaro. Non ci sono delle strane coincidenze di fronte a tutta una serie di azioni che poi vengono intraprese dai governi successivi a quella stagione. Ci sono tutta una serie di azioni che appunto il processo diciamo messo in fila, ma ci sono elementi incontrovertibili della presenza, del sospetto che ci sia stata anche una manina esterna alla mafia Sì. dietro determinati attentati, non solo su Capaci, proprio perché c'è il discorso, per esempio, di ritrovamenti di bigliettini, tracce di DNA non appartenenti a Sì. Cosa Nostra nel luogo della strage, su reperti che hanno riguardato che erano nella zona in cui è stato diciamo piazzato l'esplosivo sotto all'autostrada, e lo riguarda anche la strage di Via D'Amelio, per esempio le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, collaboratore di giustizia di Brancaccio, che ha contribuito a riscrivere la verità sulla strage di Via D'Amelio, che ci dice che nei momenti della fase esecutiva dell'attentato c'era un uomo esterno che non era Cosa Nostra, un uomo che lui non conosceva. Sì. Ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno pensare che figure esterne a Cosa Nostra hanno partecipato a quelle stragi, ma già in precedenza in altri contesti, penso alle stragi che hanno misteri irrisolti tutt'oggi, hanno la rappresentazione di figure più o meno esterne o più o meno deviate che hanno avuto tutto l'interesse che certi attentati si compissero. Giovanni Basti Falcone, pensare. quando non viene ucciso alla Daura, È parlerà infatti, di menti raffinatissime dietro quell'attentato. esatto. E poi basti pensare, parlando di altre stragi, ci ricorda, perlomeno a me ricorda, le Brigate Rosse con Aldo Moro, no? Questi brigatisti che poi alla fine, insomma, anche lì sembra ci fossero delle infiltrazioni che hanno un po' pilotato quella che è stata l'operatività di queste Brigate Rosse, insomma. Anche per quanto riguarda la morte di Chennici, insomma. Beh, ci sono vari aspetti. Purtroppo il corso della nostra storia andrebbe Disseminato. in qualche maniera rivisto e rivalutato per tanti aspetti. Ci sono indagini in corso, ci sono al tempo stesso, faccio un esempio su tutti, sulla strage di Bologna si sta riaprendo, è stato riaperto l'indagine su un soggetto che in passato era stato archiviato, la composizione era stata archiviata, Paolo Bellini, estremista di destra, eversivo, sappiamo che per la strage di Bologna, per esempio, sono stati anche condannati per depistaggio, oltre che uomini dei servizi di sicurezza, ma anche Licio Gelli, Sì, il piluista Licio Gelli, insomma, ecco. beh, c'è una Quindi convergenza di interessi infinita, insomma, è ci sono un convergenze di arcipelago, interessi sì. rispetto a determinate situazioni nel corso della nostra storia che non possono lasciare indifferenti. Restano qui. Questo non significa essere complottisti, significa essere realisti, perché Realisti. gli elementi e le tracce ci sono e non, purtroppo quando queste tracce vengono messe rese semplificate e semplice la portata di qualsiasi cittadino, Sembra ecco che incredibile appunto anche. il fastidio, il prurito di certi apparati di sicurezza diventa ancora più Anche forte, perché insomma, se ecco. uno appunto si va appunto a ricercare la verità e si studia nel tempo come sono avvenute le varie stragi, le modalità, chi è intervenuto, si vede insomma che la storia si ripete sempre allo stesso modo. Basta anche vedere come titolo l'ho dato di Matteo Nuovo Falcone, cioè delegittimazione, isolamento,
Allora, viene proposto per una carriera a Roma e poi gli viene tolto quell'ufficio, come è successo a Falcone, che poi viene sostituito da Caponnetto. Purtroppo sembra ricalcare assolutamente, no, la carriera E di sembra Giovanni che le bombe, Falcone. quando beh, ci sono queste minacce di attentati, se le siano messe da solo. Insomma, si va a ripercorrere la storia di chi è stato Speriamo non fino alla ucciso, fine, chi è ovviamente. stato ucciso oppure chi è stato minacciato, le modalità siano sempre le stesse. Quindi alla fine non è difficile, insomma, scoprire la verità e magari anche affrontare, riuscire a combattere questa situazione se si vuole. Io ritengo questo, chiaramente quando Falcone ha vissuto un lungo periodo di legittimazioni, tra l'altro anche con la stessa accusa di essere troppo protagonista, stessa accusa che fanno a Di Matteo alle volte di essere troppo protagonista, di essere troppo presente televisivamente parlando. Il fatto è che noi non dobbiamo dimenticare il passato affinché certe cose non riaccadano più. Oggi purtroppo siamo di fronte a una situazione che sembra in qualche maniera, in qualche misura, ripetersi. Ecco, io spero che non siamo di fronte a, io spero che siamo di fronte a una situazione che si possa ricucire nei fatti e non che Certo. diventi definitiva, perché se così fosse, che diventi definitiva e quant'altro, certo l'aspetto diventa molto, molto inquietante, molto inquietante assolutamente. È anche pericoloso, è anche pericoloso. Questo è quello che ritengo, insomma, ecco, bisogna prestare quindi attenzione, cercare in tutti i modi Certo. di vigilare su questa situazione. Ho già visto che anche Salvatore Borsellino, per esempio, ha chiesto a Dell'Audio di tenersi sui passi. Anche altri membri sono Ingroia. state aperte, come dicevo, anche Ingroia, anche sono state aperte delle petizioni per cercare di far sì che, insomma, il dottor Di Matteo non venga isolato e delegittimato. Certo. Un appello, tra l'altro, che noi con Antimafia 2000 abbiamo anche Sì, rilanciato che poi rilanceremo anche alla nel fine, sì, nostro, nel nostro esatto. sito internet, Sì. proprio affinché le istituzioni preposte non isolino in un illegittimo il Dottor Di lavoro Matteo. del magistrato. Io nello specifico spero anche che questa situazione che si sta creando dal punto di vista con il clima politico, ma anche con il clima interno alla stessa, in seno alla stessa magistratura, perché c'è un clima di subbuglio in questo periodo per le vicende che riguardano il Consiglio Superiore della Magistratura, le nomine delle varie procure d'Italia, fenomeni di corruzione che ha visto implicato, avrebbe visto implicato l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, che è stato anche membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni che in questo momento chiaramente non favoriscono un clima di serenità, di Sereno. distensione anche per fare valutazioni e quant'altro. Infatti Infatti ci volevo potevamo. chiedere, quindi Prego. la speranza è quella che ci si possa basare solamente sui fatti, e sui fatti è che al momento, per quanto concerne il caso specifico di Di Matteo, da quello che noi abbiamo avuto modo perlomeno di vedere vedendo quell'intervista, è che non ci sono particolari criticità che erano emerse. Insomma, ecco, magari è stata fatta una valutazione diversa, ma spero appunto che la cosa possa rientrare e Infatti, non ce diciamo lo peggiorare auguriamo, ancora ce la lo vita. auguriamo. Assolutamente. Anche rientrasse, ci cioè speriamo vivamente, stavo pensando comunque questa decisione di De Raho quando possa condizionare in ogni caso il lavoro del pool, lo sta già condizionando, nel senso che non è una situazione serena, comunque. Ma che non ci sia, che sia una situazione non serena, questo lo si evince proprio da quanto accaduto. Ecco. Da quanto è accaduto, perché comunque poi in questa maniera si creano delle spaccature, magari si creano dei conflitti, si creano così, sì, si creano delle non serenità, ecco. Mentre Anche. poteva essere un clima, ci poteva essere un clima diverso anche nel lavoro, in un lavoro delicato appunto come quello Esatto. della ricerca della verità su
stragi, dove lavorano con coordinamento di più procure e quant'altro, eccetera, il rischio appunto che si crei invece delle contrapposizioni diventa un qualcosa che in qualche maniera favorisce, fa sorridere di più chi queste verità non le vuole, insomma, ecco, certamente non favorisce la ricerca della verità, ma semmai la complica. Certo, ora bisognerà anche vedere il Consiglio Superiore della Magistratura in che tempistiche darà la sua risposta riguardo a questa vicenda. Ci auguriamo che non siano troppo lunghe in modo tale da poter reintegrare, augurandoci che sia da reintegrare, come speriamo, il dottor Nino Di Matteo. Adesso io non conosco i tempi, la procedura, ci sei di raro, tu quando no, pensi? La procedura è che è stato presentato un ricorso al Consiglio Superiore della Magistratura rispetto a un atto che è già immediato, è attuativo, quindi dalla scorsa settimana procuratore, sostituto procuratore nazionale antimafia Di Matteo si occupa di quello di cui si occupava prima, ovvero della mafia, di coordinare delle indagini sulle mafia catanese, insomma, sì. Nella provincia di Catania. Mentre dopo il ricorso presentato si apre un fascicolo di indagine dove verranno valutate appunto il contenuto dell'intervista, dove verranno valutate le considerazioni fatte sia da De Rao, ma anche appunto quelle fatte a difesa della parte offesa, in questo caso della parte direttamente coinvolta, quindi lo stesso dottor Di Matteo, e si compieranno poi le valutazioni, le dovute valutazioni. In passato è già capitato più volte nel corso degli anni della storia che per delle interviste rilasciate magistrati hanno visto avviare dei procedimenti a loro carico che poi sono stati valutati, in alcuni casi anche archiviati. Lo stesso Di Matteo, per un'intervista rilasciata a Repubblica, era stato aperto un procedimento perché si pensava che avesse rivelato un atto istruttorio sulle famose intercettazioni, resistenza e intercettazioni tra Napolitano, l'ex capo dello Stato Napolitano e Mancino, ma la verità è che istituzioni giornalistiche di due giorni prima già avevano rivelato l'esistenza di quelle intercettazioni, e Di Matteo disse solamente che confermò che c'erano, ma disse anche che erano penalmente irrilevanti quelle telefonate dal capo dello Stato e dall'allora indagato ex ministro Nicola Mancino. E nel frattempo, comunque, nell'attesa che ci sia responso da parte del CSM, comunque i lavori del pool che cioè è rimasto Francesco Del Bene e la dottoressa Franca in Bergamo vanno avanti, o ci sarà nel frattempo penso proprio di sì, ecco, mi cioè auguro, come funziona, mi auguro, cioè, ecco, anche, mi auguro anche di intanto, sì, ecco. La speranza non credo che tra l'altro sono due magistrati, anche loro di alto livello, sia Francesco Del Bene che Franca in Bergamo. Mi auguro che assolutamente che il loro lavoro comunque prosegua con sicuramente non saranno sereni, come abbiamo detto mesi. Prima, esatto, però chiaramente, chiaramente, va bene. Grazie mille. Prego, Aaron, grazie mille, Aaron. Se volevi aggiungere qualcosa. No, ripeto, io a parte quello che ho appena detto, cioè ovvero del fatto che ci si augura che questa situazione possa rientrare anche in un clima di serenità, perché ripeto, fino a questo momento non abbiamo mai avuto motivo di dubitare sulla correttezza di tutti i magistrati che erano parte in causa di questa vicenda. Dispiace ancora di più, insomma, ecco, la situazione che si è venuta a creare. Certo è che rispetto agli elementi che abbiamo, rispetto a quanto è uscito comunque anche in iscrizioni giornalistiche che non sono state smentite, quindi ripeto, credo che che quindi il nodo del contendere è proprio quell'intervista. Se fosse stato diversamente, penso che ci sarebbero state delle smentite. Insomma, ecco, penso e spero che si possa effettivamente
ricucire questo strato. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo ovviamente vivamente. A me è venuta una domanda cattiva, Arno. Ho detto, ma brevemente abbiamo pochi minuti, ho detto, ma la trattativa continua a sto punto? Ma la trattativa continua, diciamo che esula da questo caso specifico. No. La trattativa non si è mai interrotta, nel senso che a mio avviso, per il semplice fatto che ancora oggi siamo di fronte a un fenomeno, quello della mafia, che resiste, è vivo e vegeto da oltre 200 anni. E abbiamo ancora non sappiamo ancora la verità sulle stragi, non sappiamo ancora chi ha ucciso Falcone e Borsellino, chi ha voluto la morte di Falcone e Borsellino, non sappiamo ancora la verità su tantissimi altri misteri italiani, e non sappiamo... non abbiamo ancora catturato l'ultimo degli stragisti, che è Matteo Messina Denaro, che presumibilmente detiene i famosi documenti che sono stati fatti sparire dalla cassaforte, secondo quanto dicono alcuni operatori di giustizia, dalla cassaforte di Totorrina, dal covo, proprio per chiudere un pochettino il cerchio con quello che dicevamo in precedenza. E ancora oggi, ripeto, appunto, il fenomeno criminale mafioso, il sistema criminale è molto più complesso di quello che noi immaginiamo. I sistemi di potere tra di loro dialogano e hanno sempre dialogato nel corso degli anni, dalla nascita della nostra Repubblica poi, e se non si vuole guardare a questi fatti, ci si vuole far credere una verità diversa, insomma, si dimostra di non conoscere la nostra storia. Benissimo, grazie Aaron, grazie, complimenti, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Ricordiamo Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, ormai è una rivista sul web, prima era in cartaceo, usciva mensilmente, adesso potete, con aggiornamenti quotidiani, potete seguire le vicende dell'antimafia su questo sito importantissimo, ormai un punto di riferimento nel settore dell'antimafia. Tra l'altro, Ludovica, no? Ricordiamo che Aaron Pettinari su questi temi e sul 1992 ha scritto un libro che si chiama Quel terribile 92, giusto Aaron? Assolutamente sì. Facciamo anche pubblicità. Quindi lo ricordiamo. Quel terribile 92, sì. Ecco, proprio esatto, più azzeccato di questo. E lo raccomandiamo ai nostri ascoltatori, anche perché lì veramente c'è un'ampia panoramica di quello a cui abbiamo accennato in una risposta di Aaron, al fatto che in quell'anno convergevano tantissime cose insieme l'una con l'altra, tante cose hanno influito su varie vicende che sono accadute, ecco, quindi, nel nostro paese. Sì, per cui speriamo che questi terribili anni si concludano, che non dobbiamo ancora assistere a questo, sì. Per cui invitiamo a tutti i nostri radioascoltatori a informarsi, quindi a leggere, studiare e seguire, non lasciare soli questi magistrati che sono degli eroi veramente. Che io direi che da anni stanno sacrificando la loro vita per il bene comune, per il nostro bene, per ottenere giustizia e verità in questo paese. Non aspettiamo che accada qualcosa, e anche se non accade qualcosa di tragico, sappiamo che comunque gli rendono la vita difficile, e quindi siamo tutti responsabili di quello che accade, perché cercare la verità e la giustizia di questo paese non è solo compito del magistrato, ma anche ognuno di noi cittadini, tutti insieme. Esatto. Dobbiamo aiutarli e farci sentire presenti, ovviamente. Bene, siamo in chiusura di trasmissione, ricordiamo le ultime cose prima di salutare il nostro ospite. Noi quindi vi invitiamo anche e appoggiamo, insomma, l'appello di Antimafia 2000, ricordiamo appello alle istituzioni competenti non delegittimate. Il PM di Matteo, ho letto male, ho scritto male, scusami Aaron, mi aiuti, perché penso che ho copiato male il link. No, è giusto. Ah, ho letto, ok, non mi riportava. Il PM di Matteo, esatto. Allora avevo letto male. Basta andare sul sito Antimafia 2000, trovate il banner per firmare questa petizione. Ok. Come sempre ricordiamo, no, Ludovica, la nostra email. Sì, allora ci potete scrivere la nostra mail qui pianetaterranews@gmail.com, potete riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube oppure sulla nostra pagina Facebook. Grazie mille Aaron Pettinari ancora, e a grazie risentirci. Grazie a voi, una buona serata. Buona serata.
Bene, cari amici, alla prossima puntata, naturalmente sempre su Radio Outmarche, Viva Radio Sardegna, Radio Saiuz ed emittenti collegate. A risentirci. Ciao a tutti.